Arrivano ancora in vasca perché all'alba alle 5 l'Italia ha festeggiato un argento storico perché non era mai accaduto prima nella 4% stile libero femminile con due veneti in staffetta, sono Manuel Frigo, padovano di Cittadella e Thomas Ceccon, vicentino di Schio e il nostro Andrea Ceroni è proprio a casa della famiglia Ceccon a Schio. Andrea. Buongiorno da Schio, anzi da Magrè di Schio, siamo a casa di Thomas Ceccon che questa notte ha regalato una medaglia d'argento meravigliosa all'Italia nella staffetta 4x100, un argento che qui a Schio ovviamente viene festeggiato dalla famiglia, da papà Loris, da mamma Gloria, dal fratello Efrem. Quanto contenti siete? Direi molto, è il risultato di molti anni di sacrifici, di un progetto che abbiamo insieme all'allenatore Alberto Bullina che dura da anni, ognuno diciamo ha una parte ben precisa del progetto che porta avanti e il risultato è frutto di un lavoro collettivo. Allora, Thomas ha vinto nella notte, questa notte non si è dormito, vedo che ovviamente avete fatto anche giustamente un po' di festa, non avete sentito Thomas perché non bisogna disturbarlo durante le gare. Un messaggio almeno sì. Sì, solamente alcuni messaggi. Durante le gare l'atleta ha bisogno di tranquillità, è già sottoposto a notevoli pressioni e per cui i genitori in genere lo lasciano stare, insomma, questo secondo me è l'atteggiamento corretto. Fratello Efrem, nuotatore anche lui. Sì, sono ex nuotatore, ho smesso 3 anni fa circa per l'università, sono molto contento per Thomas e dei suoi risultati di questa Olimpiade. Emozionatissima e contentissima anche mamma Gioia, non vuole dire tante cose, no, che è contenta? Sì, sono super contenta e non me l'aspettavo veramente. C'è quel magnifico cartellone che avete affisso fuori, ha portato bene. Certo. Allora, nella notte c'è un'altra finale, ci sono i 100 dorso per Thomas Ceccon, la speranza è davvero che possano arrivare altre grandi soddisfazioni. C'è da dire che c'è un altro veneto nella staffetta che questa notte ha portato a casa l'argento, è di Cittadella, Manuel Frigo, quindi 2 veneti su 4 nella staffetta tutta italiana. I complimenti a Thomas Ceccon del sindaco di Schio, Walter Orsi. Sindaco Orsi, Schio oggi si è svegliata ad argento. Sì, è una grandissima soddisfazione seguire le notizie e trovare questa grande soddisfazione di un nostro atleta che è stato anche uno degli atleti a cui abbiamo chiesto la partecipazione nel video per la candidatura a Schio Città Europea dello Sport. Ci siamo portati un po' fortuna a vicenda e aspettiamo le prossime gare perché incrociamo le dita diciamo per Thomas. Thomas vive la città? Thomas è un ragazzo molto impegnato, credo che questo risultato lo debba in modo particolare alla sua costanza e il suo impegno. Il papà stamattina è molto emozionato e mi diceva che è il coronamento ma è solo un passaggio di questo atleta che rimane comunque mite e è impegnato nell'amore per il nuoto. Quindi abbiamo già il testimonial per il 2023 per la città europea? Beh, direi che siamo assolutamente sulla strada buona, lo è stato per il video, nel momento in cui venissimo riconosciuti Città Europea dello Sport, sicuramente un grande riconoscimento anche a lui. Siamo tutti in attesa delle prossime gare a cui sarà impegnato, sentivo l'assessore allo sport Aldo Munarini che è già in fermento per organizzare l'accoglienza al suo rientro, gli onori gli sono dovuti.